Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi ti propongo l'unboxing di Huawei i9 Pro, i9 Pro, un tablet cinese che ho ricevuto grazie a Gearbest, dal prezzo veramente minuscolo ma dalle specifiche tecniche piuttosto interessanti. Vediamo di cosa si tratta e come funziona nel questo unboxing. Seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ecco qui il pacco del nostro tablet, mi è arrivato giusto oggi grazie alla collaborazione degli amici di Gearbest che me l'hanno spedito in omaggio apposta per questa review. Il pacco è arrivato secondo i tempi previsti dentro questa bella plastica che ci assicura che non sia stato danneggiato. Ecco qua, biglietto della spedizione, lo possiamo mettere da parte, ecco qua. Bene, una buona confezione per quanto riguarda la spedizione che ci ha fatto Gearbest. Vediamo se riesco ad aprirla, mi aiuto con un paio di forbici. Ed eccoci arrivati alla confezione del nostro tablet. Eccola qua. Confezione molto elegante di questo i9 Pro LTE, appunto, IPS da 8.4 pollici, risoluzione 2560x1600 con processore MediaTek. Buono sapersi che siamo davanti alla versione di Android in appunto versione europea. Dentro c'è un MTK, quindi un processore MediaTek X20, frequenza 2,3 GHz, 3 GB di RAM, MMC32GB e appunto mi aspetto che, come mi avevano anticipato al momento della spedizione, sia appunto di colore nero. Ecco qua, una buona confezione, è la prima volta anch'io, come avete visto, che lo sto spacchettando. Quindi mettiamo un attimo da parte il tablet principale, vediamo che cos'altro contiene la confezione. Ok, abbiamo lo strumento per togliere la SIM, un po' di manuali e manualistica. Questo è in cinese, non credo mi sarà molto utile. No, fortunatamente c'è anche appunto la versione in inglese subito sotto. Certificato di garanzia e un po' appunto di materiale marketing. Per il resto queste scatole di cartone sono tutte vuote, le possiamo mettere da parte, vediamo cos'altro c'è qui sotto. Bene, caricatore USB, appunto è da 5 volt 2 ampere per quanto riguarda l'output, formato italiano, quindi non servono dei convertitori, ci sono già arrivato in formato appunto compatibile con le nostre prese. Questo è il cavetto USB, appunto USB A per quanto riguarda tra tradizionale USB per quanto riguarda la prima estremità, mentre dall'altra parte abbiamo una USB Type C. Bene, per quanto riguarda l'unbox direi che non c'è altro di interessante. Siamo appunto alla prima accensione del tablet, io non l'ho ancora acceso, suppongo che questo sia il tastone rosso che permette appunto di accenderlo. Vediamo se riusciamo ad accenderlo immediatamente, direi di sì, sembra funzionare subito. Bene, perfetto, il tablet si è acceso e siamo già davanti alla schermata di presentazione di Android. Benissimo, c'è anche già l'italiano, quindi siamo già pronti a partire. Come vedete, ho riassettato un pochino la scena, ho confermato la selezione della lingua e possiamo cominciare con l'inserimento. Il primissimo step ci chiede appunto di scegliere la scheda SIM, perché appunto si tratta di un tablet con supporto LTE, però per il momento faccio ignora perché non c'è la scheda. Quindi primissima accensione, configurazione standard di Android, mi chiede appunto di scegliere se ripristinare oppure configurare come un nuovo dispositivo. Scelgo appunto configurare come un nuovo dispositivo per iniziare il setup iniziale di Android. Bene, ha già rilevato tutte le mie reti, la radio supporta anche la frequenza 5 GHz, però questa rete appunto è a 2,4 GHz, la clicco e posso inserire la password per connettermi al Wi-Fi.
da qui in avanti è sostanzialmente tutta la solita configurazione iniziale di Android alla quale siamo iniziati, alla quale siamo abituati, quindi vado un pochino veloce. Bene, eccoci arrivati finalmente davanti alla schermata iniziale di Android, come mi sembra di vedere che non sia applicata alcuna skin. Lanciamo quindi Chrome per la prima volta, diciamo accetta e continua, per il momento non voglio accedere al mio account Google. Perfetto, Chrome si è aperto molto rapidamente, possiamo visitare un sito qualsiasi, visitiamo naturalmente turbolab.it e vediamo che cosa succede. Ok, si è aperto Google perché ho sbagliato a digitare l'indirizzo del nostro stesso sito, però fortunatamente correggere è abbastanza facile. Apriamo dunque una nuova tab, anche lo schermo sembra rispondere molto bene al touch e anche in modo preciso. Digitiamo questa volta correttamente l'indirizzo e apriamo il nostro sito. Molto bene, la pagina di turbolab.it è generalmente abbastanza pesante, però anche le funzionalità di zoom, così di primo acchito, mi sembrano funzionare bene. Ricca di contenuti, la nostra home page è decisamente lunga ed è anche appesantita appunto da questi banner pubblicitari che creano appunto questi micro scatti. Però in generale direi che terminata il caricamento della pagina e anche di tutti i vari scriptini, il tablet si comporta piuttosto bene. Ecco, siamo arrivati in fondo, c'era l'infinite scroll, non so se avete notato. Clicchiamo questa recensione che contiene anche un video al proprio interno. Di nuovo la navigazione mi sembra piuttosto fluida. Il video, vediamo se riesco a farlo partire. Sì, ok. Non ci sono quindi i classici problemi. Metto in muto perché odio sentire la mia stessa voce all'interno dei video. Ok, in linea di massima il tablet si comporta bene, anche in questo caso abbiamo un articolo piuttosto ricco di immagini, molto testo, una pagina comunque lunga, il tablet però la mostra senza alcun problema. Vediamo cos'altro c'è. Molto bene, non ci sono app proprietarie preinstallate, mi sembra che ci sia semplicemente la suite proprietaria di Google, quindi la G Suite, G App, come vogliamo chiamare l'applicazione Gmail e tutto il resto, e per il resto non ci sono skin. Molto bene. La versione di Android è la 8.0, quindi non siamo all'ultimissima 9, ma comunque siamo alla versione precedente. Il livello di aggiornamento di sicurezza è di giugno 2018, quindi un paio di mesi fa. Rimango molto dubbioso sul fatto che possano arrivare aggiornamenti in seguito, però comunque partiamo già da una buona base. Ok, torniamo alla home page. Noto che c'è semplicemente questo file manager tra le app preinstallate. Per il resto sono tutte app stock di Android o al più ci sono la suite di strumenti di Google. Vediamo cosa succede scrollando dalle parti. Perfetto, si attiva scrollando verso sinistra l'assistente di Android. Per il resto non vedo personalizzazioni. Molto bene, sono molto soddisfatto di questo particolare aspetto. Il tablet risponde abbastanza bene al touch, nonostante io lo stia sfiorando proprio in modo non perfetto e ci sia ancora la pellicola davanti, però in linea di massima mi sembra che ci siamo. Vediamo YouTube. Ok, la prima esecuzione no, mi chiede l'aggiornamento e quindi il login con l'account Google. Bene, cosa dire in definitiva di questo tablet? Ci ho giocato ancora qualche ora dopo l'unboxing, ancora non ho fatto una review completa, però la prima impressione è sicuramente positiva. In questo momento il tablet costa circa un centinaio di euro, quindi un prezzo veramente alla portata di tutti, e per questa piccola somma abbiamo trovato un pacchetto davvero interessante. Le prestazioni sembrano essere piuttosto buone, ho fatto anche qualche videogioco con grafica abbastanza intensa e non ho trovato rallentamenti o impuntamenti. Il cambio tra un'app e l'altra è sempre piuttosto rapido, lo schermo è buono anche se comunque i neri non sono molto profondi, e in generale questo tablet mi è piaciuto abbastanza, soprattutto in funzione del prezzo veramente ridotto. Quindi se state valutando un tablet da tenere sul tavolino del soggiorno, oppure per giocare alla domenica, oppure da dare ai bimbi per guardare i video su YouTube, sfogliare internet e via dicendo, questo secondo me può essere una buona scelta basandomi sulla prima impressione.
Da zandi.turbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video invece non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qui sotto. Al prossimo video, ciao!